accetti ogni dettame. Senza verificare. Ti credi perspicace. Ma sei soltanto un altro dei babbe. Metti bene. Metti bene. Metti bene. Come un vero clan, pastori cani li guidano tra le tappe. Temono il dito di Galileo tra le cappe. Vogliono menti barricate, quali trappe? E non le mettono al corrente, come lampe. Devo superare le mie diffidenze. Via, museo della scienza di Firenze. Spranghe, pezze annodate come pretzel. Sono inside man come Denzel. Colpo del secolo, di colpo tra secolo. Ho rubato il dito, sei pronto per l'esodo. Sarai libero, mai più medioevo. Col dito medio di Galileo nel DJ. Portiamo il dito. Alcuni come Cunigeo, giù tutti a pecora con i culi nell'apogeo. Abbassano i pantaloni, sollevano il pareo. Non fa sosta la supposta popstar. Gente genuflessa dalla parte opposta. Lo sbatte basta, non batte cassa. Come con una salve esposta. La verità brucia come candeggina. Ma vedi qua, noi ci abbiamo vaselina. Paglia le dita e chinati, sì sì, prima di rimanere fuori da prenotazioni in agendina. Una falange là ti fa la costa. Già, qualcuno ti dirà che sei a posto. Le accuse contro Galileo erano molteplici. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. Galileo convive con una donna, ma soprattutto Galileo fa gli oroscopi a pagamento. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo convive con una donna. Galileo convive con una donna. Galileo convive con una donna. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. 18 mesi non è mai andato a messa. E non si è mai confessato. E non si è mai confessato.
Galileo leggeva libri proibiti. Galileo non è mai andato a messa. Non si è mai confessato. E il Papa si irrita terribilmente.